We think we dips deep. Ben ritrovati, cari telespettatori di Sotomayor News. Andiamo subito alla notizia principale della giornata. Gli One Direction sbarcheranno in Italia. Il prossimo 30 febbraio, infatti, terranno un concerto a Kazakistan, nella provincia di Avellino. Ma andiamo subito alla cronaca, perché proprio per questo masse di adolescenti arrapate, provenienti da ogni parte del mondo, stanno invadendo la zona. A nulla è servito l'intervento delle forze dell'ordine per riportare tutto alla normalità. I posti di blocco, le sparatorie, il lancio di lacrimogeni, niente ha fermato o scalfito la folla inferocita. La situazione è allarmante. Queste, gentili ascoltatori, non sono adolescenti come le altre. Non lasciatevi incantare dal loro visino candido e giovane. Dentro di loro si nasconde il demonio. Nei loro occhi vi è il fuoco. Nei loro bocche sputano sangue. La fine è vicina. Vicina. Ma passiamo alle altre notizie. La cacca può essere un rimedio contro One Direction. Chiediamo al nostro vi esperto troverò di caccologia e che vi ucciderà. La propria scoperta. Vi amo! Grandi! Scusatemi! Sì, una direzione, affanculo dove devo andare. Chi uccido per prima? Tu? O tu? Ambarabacci ciccocco tre cive. Tutta nazione! Stanno andando via. Li colpirò dopo. Dopo il concerto. Dove mi posso nascondere? Sono arrivati. Ah, in trappola. Adesso vi ucciderò. No, wait! No, aspetta! I know that so che in questo momento l'unica cosa a cui stai pensando è premere quel grilletto. Ma per l'amor di Dio, aspetta! Tu non vuoi questo. Non sei questo. So che cerchi solo un modo per scaricare quella rabbia che ti opprime ormai da anni. Ma non passare il resto della tua vita a pentirti per ciò che hai fatto. Esci da questo brutto giro, sei ancora in tempo, non perdere la speranza. Perché in fondo sai di amarci e non vuoi ucciderci. Perché sotto quella maschera che indossi vi è un uomo buono. Sì, un uomo buono che non commetterà più i soliti errori e che alla fine getterà l'arma, lasciando il passato alle spalle.